Ben ritrovati cattolici dintorni. La sede di Brescia dell'Università Cattolica ha ospitato in questi giorni il 10° congresso della Società Italiana di Storia delle Matematiche. Circa una cinquantina di studiosi di storia delle matematiche si sono alternati in via Trieste per presentare le ultime ricerche su questo argomento e sulla storia degli insegnamenti di questa disciplina. Vediamo insieme il servizio. Presidente Luigi Pepe, quali saranno gli argomenti trattati in questo 10° convegno della Società Italiana di Storia delle Matematiche? E sono due: la storia dell'insegnamento della matematica e la matematica dell'Ottocento. Entrambi hanno un legame con Brescia, perché Brescia è un luogo importante per la didattica in generale e anche per la didattica della matematica, e consideriamo che ci sono grandi matematici bresciani in quasi tutte le epoche, a parte il ben noto Tartaglia, ma anche il principale allievo di Galileo, Benedetto Castelli, era di Brescia, il gesuita Lana Terzi e anche Orazio Borgondi, il gesuita meno noto che è stato il maestro di Boscovic. E per quanto riguarda la didattica, voi avete forti tradizioni appunto dell'editoria nella stessa Università Cattolica, quindi ci onoriamo di essere qui ospiti con questo argomento. E l'altro è quasi banale: sono 150 anni dall'Unità d'Italia. L'Unità d'Italia ha portato un grande cambiamento nella storia dell'istruzione con la fondazione di quella che è l'università e la scuola, diciamo, di Stato. Presidente, che posto occupa la storia nell'insegnamento della matematica? Nell'insegnamento universitario ormai c'è un corso di storia della matematica in quasi tutte le università italiane e direi che nella maggior parte è obbligatorio. Dove non lo è, gli studenti lo scelgono come complementare, quindi direi che quasi tutti gli studenti universitari che si laureano in matematica seguono un corso di storia della matematica. Questo corso è organizzato a volte in modo diverso, però quasi sempre è un corso di carattere generalista, che mette in rilievo in particolare il ruolo che ha la matematica nelle principali civiltà. Com'è cambiata la didattica in quest'ultimo secolo? La didattica della matematica in quest'ultimo secolo ha avuto, nel secolo passato, perché questo secolo è appena cominciato, nel secolo passato ha avuto delle notevoli trasformazioni. Si è passato da modelli, ottocenteschi, basati sul rigore e sulla completezza della trattazione, a modelli più attenuati. Poi c'è stata negli anni 60 la famosa rivoluzione insiemistica, in cui appunto si è messo da parte Euclide, la tradizione dell'insegnamento basato sugli elementi di Euclide, per sostituirlo con quello delle strutture algebriche e insiemistiche. Poi in parte è rientrato questo progetto, che non ha avuto poi il successo che i propugnatori si aspettavano. E un'altra grande rivoluzione è arrivata con l'informatica, che ha cambiato un po' tutto il quadro della didattica e anche quello della didattica della matematica. E ora vi proponiamo la testimonianza di Susanna Valenti, da poco tornata da uno stage a Vienna, in uno dei più importanti musei di storia d'Europa. Oggi siamo qui con Susanna, una studentessa delle facoltà di scienze linguistiche, che ha partecipato ad uno stage a Vienna di 3 mesi. Allora Susanna, raccontaci un po' la tua esperienza. Prima di tutto, com'è nata, perché hai scelto di farla? Ma questa esperienza, l'idea è nata grazie al suggerimento di un insegnante, anche se io ero più giovane rispetto, all'età prevista per lo stage. Poi Vienna è una città molto affascinante, quindi non ho potuto rifiutare. Principalmente ho fatto le traduzioni dal tedesco all'italiano per il portale web del museo.
questo ha occupato la maggior parte del tempo. Poi ho cercato anche di mettermi in contatto con le case editrici italiane più importanti che si sono occupate del Kunsthistorisches Museum. È stato utile per loro avere un contatto, insomma, un tramite italiano, non potendo loro parlare al telefono. Possiamo dire che comunque questa esperienza ti è servita, sicuramente hai imparato e sviluppato l'uso della lingua tedesca e non solo. Quali altre tecniche allora hai imparato e migliorato? Sicuramente io, questa era è stata la mia prima esperienza lavorativa e quindi diciamo anche le dinamiche d'ufficio, così è stata una novità e poi io in realtà consiglio questa esperienza sì come esperienza lavorativa ma poi anche come esperienza umana, perché la cosa che più mi ha esaltato di Vienna è stato proprio diciamo la sua vita multiculturale, le persone di tante nazionalità diverse che ho avuto modo di incontrare anche al di fuori dell'ufficio, veramente. Quindi possiamo dire che la consiglieresti? Sicuramente, sicuramente. Pensi ti servirà questa esperienza per il tuo futuro percorso formativo? Sicuramente, dopo questa esperienza penso proprio che inizierò a considerare, diciamo, seriamente la possibilità di trovare un'occupazione all'estero, oltre che di vivere all'estero magari. E ora spazio alla rubrica Libri in pillole. It's all right with me, as long as you are by my side. Il primo libro di cui parliamo è questo romanzo d'esordio dello scrittore Alberto Facchinetti, intitolato Snodandosi. Il protagonista è Lorenzo, un ragazzo di 16 anni che vive col padre, un professore di filosofia del linguaggio che, dopo la morte della moglie, ha deciso di rinunciare a importanti incarichi prestigiosi per rimanere sempre vicino al figlio. Lorenzo sta però attraversando un periodo difficile, perché sta passando dall'essere adolescente all'essere adulto e sente un senso di inadeguatezza, si rende conto che la sua vita è monotona e vorrebbe cambiarla. Sarà Tommy, un ragazzo viziato e sfacciato, il primo a mostrargli la vita da un diverso punto di vista, cacciandolo però in un sacco di guai. Un libro intrigante e coinvolgente che crea suspense ad ogni pagina. Questo è Snodandosi di Alberto Facchinetti. Parliamo ora di un libro importante e interessante, scritto da un famoso pediatra statunitense, David Kessler. Il dottore ci spiega perché alcuni cibi creano dipendenza, soprattutto quelli ricchi di grassi, zucchero e sale. È infatti stato provato che alcune sostanze creano nel nostro organismo un circolo vizioso. Un libro provocante e tremendamente vero, che è stato utilizzato da Michelle Obama nella sua battaglia contro la cattiva alimentazione e l'obesità infantili. Questo è Perché mangiamo troppo di David Kessler. Ed ora un libro dedicato ai vostri bambini, divertentissimo, che si intitola Streghetta mia. E il protagonista è Asdrubale Rinanzi, un giovane dall'aspetto ripugnante, scansafatiche ed egoista. Un giorno scopre di essere l'unico erede del prozio Sempronio, che gli ha lasciato una grande somma di denaro. Ha una condizione però, che sposi entro un anno una vera e propria strega. Dopo una lunga ricerca, Asdrubale incontrerà Emilia, una ragazza dai capelli rossi, la cui immagine non si riflette nello specchio e che parla con i gatti.
Sarà proprio lei la streghetta da sposare? E riuscirà Emilia a scappare alle grinfie del perfido Asdrubale? Questa è Streghetta mia di Bianca Pizzorno. Noi ci fermiamo qui, per chi volesse rivedere i nostri servizi sono disponibili su UCAT. Vi ricordo inoltre che il nuovo orario di Cattoliche dintorni sono le 20:45 il venerdì su Teletutto. Grazie per essere stati con noi.